anche la nostra macchina da presa prenderà il via. I due equipaggi degli Stati Uniti saranno battuti non solo dallo svizzero, guidato da Feyerabend, già 4 volte campione mondiale, ma anche dai 2 tedeschi. Una nuvola bianca, speranze andate in fumo, quelle degli americani. Quanto al nostro Della Beffa non avrà fortuna, una varia nella terza delle 4 prove lo costringerà al ritiro. Qui siamo alla fine della 2ª prova, 8º posto in classifica generale. Ecco il formidabile Fritz Feyerabend, il dominatore assoluto del campionato. Ha già battuto più volte il primato della pista di Ronco. E adesso siamo alla 4ª prova. Per quanto abbia praticamente il titolo in tasca, vola a 80 all'ora lungo i 1700 metri del percorso, con 165 di dislivello e 16 curve. Primo in tutte le 4 prove e con netto vantaggio, come si addice, al migliore bobista del mondo. All'arrivo lo attende la sua più convinta ammiratrice, la moglie.